Allora ragazzi, in questi giorni ho utilizzato un po' questo tablet che è il ThinkPad Z10 di Vasking. Allora, mi sono trovata abbastanza bene, è un tablet molto basico, diciamo che fattori positivi sono la batteria dura tantissimo, rapporto qualità-prezzo perché costa davvero poco e anche il peso perché è super super leggero. Purtroppo mi hanno inviato il tablet senza pennino, però il pennino si può acquistare separatamente, anche se ho visto altre recensioni di altre tipologie e modelli di tablet, sempre della Vasking,
quelli dentro, diciamo, la confezione avevano il pennino, quindi io sono stata quella un po' più sfigata senza pennino. Non sono abituata a utilizzarlo senza pennino perché col mio Samsung io utilizzo sempre solo il pennino, a meno che non lo utilizzi in modalità PC. Anche questo tablet si può utilizzare per la modalità PC, quindi per prendere appunti, seguire le lezioni, quindi secondo me è super valido. A livello di fotocamera non è il massimo perché ha 2 megapixel di fotocamera interna e 8 megapixel di fotocamera esterna, però alla fine diciamo che il tablet non è che lo si usa per fare le foto, per quelle ci sono magari i telefoni piuttosto che delle fotocamere professionali. Quindi a livello di software di sistema abbiamo Android 11, quindi super ottimo, e ha 2 GB solo di RAM, ha 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB, se non erro, comunque 500 qualcosa. All'interno della confezione, come avrete visto anche nell'unboxing, troviamo già il cavetto USB assieme all'alimentatore della ricarica. Questo. Abbiamo anche l'eventuale manuale di istruzioni, anche se non è scritto in italiano, ma in diverse lingue, tra cui l'inglese e lo spagnolo, quindi diciamo che, a parte che non è che ci siano tante istruzioni da seguire, alla fine sappiamo tutti bene o male interagire con un tablet Android. Il colore non è male, è questa sorta di grigio, un grigio topo, tipo, sul sito che ero andata a vederla prima lo chiama in un altro modo, lo chiama Hush Grey, ovvero questo colore qua. Questo tablet lo si può attaccare a qualsiasi tastiera. Ho provato a farla con la mia, ovvero questa qua rosa, assieme a praticamente questo adattatore USB che uso solitamente per il mio Samsung e funziona tranquillamente. Però sul loro sito, oltre ai vari tablet e gli smartwatch, perché ci sono anche gli smartwatch, potete trovare anche gli accessori in più, come la pennina che vi dicevo prima, che io ad esempio non ho trovato all'interno della confezione, e anche eventuali cover per il tablet assieme alle tastierine. Adesso ve lo faccio vedere veloce. Ecco, vedete, sul loro sito, se andate nella sezione accessori, trovate anche i vetrini, vedete le varie cover per tutti i tablet, c'è anche di questo qua che è il tablet, vedete, KingPad Z10, le pennine, che non costano nemmeno tanto, vedete, questa non costa nemmeno tantissimo, e niente, qua potete trovare comunque tutti anche gli altri prodotti che sono già elencati qua. Comunque, se siete più comodi potete acquistare i prodotti di Vasking anche su Amazon. Infatti qua sotto in descrizione non vi lascio solo il loro link per il loro sito ufficiale, ma anche l'Amazon Store di Vasking, quindi lì potete trovare tutto, forse anche comodo per questo motivo. Quindi se siete alla ricerca di un tablet che non costi molto ma che comunque ha delle buone prestazioni, secondo me Vasking è, diciamo, il tablet giusto. Detto questo, vi lascio con la confezione super bella e vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un bellissimo like qua sotto. Vi ricordo che sotto in descrizione, oltre vabbè, i miei link, quindi la pagina Instagram e canale TikTok, eventuali sconti, vi lascio anche il link per il sito sia ufficiale che quello di Amazon di Vasking, se volete magari dare un'occhiata ai loro prodotti. E niente, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao!